Ecco. Benvenuti a tutti, grazie al Rettore anche all'Università delle Scienze Gastronomiche per l'ospitalità. Vedremo in questa relazione preliminare alcuni risultati di massima del profilo dei laureati 2013. Come dirò tra breve, l'invito poi è anche andare a consultare il sito Alma Laurea, perché è possibile vedere questi risultati e altri ancora articolati anche per ateneo, per classe di laurea, per ambito disciplinare, per singolo corso e con altre articolazioni ancora. Per cui è uno strumento molto utile e di fatto grafiamo appena la superficie stamattina. Il profilo dei laureati, come sapete, è una delle iniziative di ricerca e di documentazione di Alma Laurea. L'altra molto importante, la più importante delle altre, è l'indagine sulla condizione occupazionale, cui ha accennato prima anche il professor Camelli e anche il rettore, i cui risultati sono stati presentati lo scorso marzo a Bologna, ma anche questi risultati sono consultabili online con tutte le modalità che ho menzionato prima, appunto con la possibilità di fare elaborazioni anche interattive molto, molto specifiche. In particolare per quanto riguarda il profilo dei laureati che vedremo oggi, vedremo alcuni risultati riferiti ai temi che vedete sul lucido, ma come avete visto anche dal programma ci saranno poi degli approfondimenti nel corso della giornata, a cui farò riferimento anche nel corso della presentazione. Cominciamo con le caratteristiche delle popolazioni indagate. Parliamo qui dei laureati nell'anno solare 2013 presso gli Atenei che aderiscono ad Alma Laurea, che è un consorzio tra Atenei cui hanno aderito 65 Atenei che nel loro complesso danno conto di quasi l'80% di tutti i laureati italiani. Si è aggiunta l'Università di Bicocca di Milano, come ha menzionato prima Camelli, e i risultati che noi vedremo oggi si riferiscono invece alle altre 64 università. Entra quindi nel profilo per la prima volta l'Università di Macerata, che aveva aderito l'anno scorso. I risultati fanno capo a 798, quasi 800, quindi unità organizzative, facoltà, dipartimenti, scuole, a seconda di come gli Atenei hanno recepito la riforma introdotta dalla legge Gelmini. In tutto abbiamo quindi dati riferiti a quasi 1200 classi di laurea di primo livello, 1400 classi di laurea di secondo livello, 124 corsi di laurea pre-riforma. I risultati sono riferiti a circa 100 variabili diverse, 100 caratteristiche diverse dei laureati, che sono tratti in parte da fonte amministrativa e in parte da il questionario che i laureandi compilano al momento della conclusione degli studi. Bene, cominciamo allora a vedere alcuni risultati più specifici. I laureati che sono indagati dal profilo sono circa 230.000, quelli che hanno compilato il questionario sono 212.000, ben al di sopra del 90%, ma quello che è più interessante è vedere come si è stabilizzato negli ultimi anni anche la composizione dell'insieme, del complesso di tutti i laureati. Il 58% fa capo ai corsi di laurea triennale, il 10% ai corsi a ciclo unico, quelli che come sapete durano 5 o 6 anni, 28% ai corsi biennali categoria magistrale. Vediamo in particolare come sono quasi del tutto scomparsi
i laureati pre-riforma, cioè si tratta di laureati molto fuori corso che appunto si erano immatricolati ad uno dei, dei corsi di laurea pre-riforma, sono i fuori corso di cui ha parlato prima Camelli. C'è anche una piccola fascia rosa che fa capo al corso di laurea quadriennale in scienze della formazione primaria, che è corso cosiddetto non riformato. Nel resto della presentazione faremmo riferimento soltanto ai primi tre tipi di corso di laurea, cioè la triennale, il ciclo unico e la magistrale biennale, che appunto danno conto di oltre il 96% di tutti i laureati. Primo aspetto sostanziale riguarda in qualche modo le origini sociali dei laureati. Nel 2004, prenderemo il 2004 come termine di paragone, perché i laureati del 2004, diciamo l'anno in cui ancora non c'era una consistente incidenza di laureati di nuovo tipo, per cui i laureati pre-riforma non erano ancora i gravemente fuori corso, per cui diciamo l'ultimo periodo che possiamo considerare emblematico dell'ordinamento didattico precedente. E nel 2004 avevamo un 72% di laureati che provenivano da famiglie in cui nessun genitore era laureato. Per capirci, oggi già, e quindi la situazione è probabilmente migliorata rispetto al 2004, tra i 55 e 64 anni ci sono solo 11 laureati su 100, per cui comunque già nel 2004 comunque il fatto di, cioè questo era un dato relativamente basso, cioè nella popolazione italiana i figli di laureati erano ancora, i figli di non laureati erano ancora di più. Vediamo qual è la situazione nel 2013. Abbiamo un 74% di laureati di primo livello che sono figli di non laureati, in altre parole sono persone che portano la laurea in famiglia per la prima volta. Tra i laureati di ciclo unico la percentuale è apprezzabilmente più bassa, che rispecchia il fatto che le origini sociali di chi intraprende il ciclo unico tendenzialmente è migliore, sono giovani che provengono da ambienti familiari avvantaggiati. Come sapete, la laurea ciclo unico tendenzialmente regolamentato anche da numeri chiusi, per cui è più difficile entrarci e comunque richiede un maggiore investimento anche da parte degli studenti, delle famiglie. Ricordo anche che le lauree a ciclo unico non riguardano tutti gli ambiti disciplinari, ma è limitato a medicina veterinaria, farmacia, architettura, giurisprudenza soprattutto. Da quest'anno anche conservazione beni culturali comincia ad avere dei laureati in questa categoria, anche se la loro incidenza è molto bassa. E poi abbiamo i laureati magistrali dei corsi biennali, figli di non laureati in 69 casi su 100. A titolo esemplificativo anche di quello che potremmo vedere più avanti per gli altri risultati, anche per i risultati che non vedremo, è importante sottolineare come in molti di questi lucidi che riguardano il complesso dei laureati, il quadro nasconde una grande variabilità fra sottogruppi, tra ad esempio laureati uomini e laureate donne, tra laureati del sud, laureati del nord e del centro, a seconda della provenienza scolastica, a seconda delle origini sociali, come in parte abbiamo già visto, e anche per ambito disciplinare. Qui vediamo ad esempio come ci sono 20 punti percentuali di differenza nell'incidenza di figli di non laureati, dove ad un estremo abbiamo i laureati del gruppo insegnamento e all'altro estremo i gruppi scientifico e l'ingegneria. Si varia appunto da 87 a 67% di figli di non laureati.
quindi grande variabilità fra i gruppi, e ripeto, questo è tipico anche di altre articolazioni, ma anche grande variabilità entro i gruppi. Qui vediamo come, ad esempio, nel gruppo giuridico, entrambi i genitori non sono laureati nell'80% dei casi del complesso, però ci sono alcuni atenei dove questa incidenza è molto più elevata, oltre il 90%, e all'opposto ci sono altri atenei dove invece questa incidenza è apprezzabilmente inferiore, meno del 70%. E lo stesso vale per il gruppo ingegneria, che era all'altra estremità della distribuzione che abbiamo visto prima, un'incidenza relativamente bassa di genitori non laureati nel complesso, ma anche qui c'è una grande variabilità. In alcuni atenei si ha un'incidenza superiore all'80%, in altri inferiore al 50%. Un altro aspetto che viene preso in considerazione anche nel testo del rapporto scritto, che potete trovare sul sito Alma Laurea, riguarda i laureati di cittadinanza estera. Nel corso dell'ultimo decennio c'è stata una crescita apprezzabile sia in termini assoluti sia in termini relativi dei laureati provenienti dall'estero. O per meglio dire che hanno cittadinanza non italiana. Come vedete, si è passato da 2.200 laureati nel 2005 a 7.300 ora. Questo è un andamento molto importante, perché per certi versi uno dei possibili contrappesi al fenomeno della fuga dei cervelli. È importante che un sistema universitario abbia la capacità di attrarre a sé dall'estero giovani desiderosi di ottenere una formazione. Il 68%, come vedete dal lucido, ha conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado, il suo equivalente all'estero, gli altri no, cioè sono comunque persone che sono state formate qui in Italia, che possono essere seconde generazioni o anche prime generazioni, immigrati e veri e propri in giovane età, ma che comunque sono un prodotto del sistema scolastico italiano. Anche qui ci sono importanti, apprezzabili differenze a seconda del tipo di corso di laurea. Si va dal 3,1% nelle lauree triennali al 3,2% nel ciclo unico, al 3,6% nelle lauree magistrali, comunque tutte percentuali significativamente maggiori rispetto alla situazione pre-riforma, come vedete nel lucido. Cambiano, ci sono anche poi delle preferenze disciplinari che caratterizzano i vari percorsi. Se nella situazione pre-riforma era medicina da tirare, in termini relativi, una quota relativamente elevata di cittadini stranieri, vediamo come nella laurea triennale, soprattutto il linguistico, a godere di questa caratteristica, farmacia per il ciclo unico, ingegneria per quanto riguarda la laurea magistrale biennale. Da dove provengono, quali sono comunque le cittadinanze di questi laureati stranieri? Il singolo paese che incide di più è l'Albania, un laureato su 6, altri 8 laureati su 100 provengono dalla Romania. Vedete come l'Europa nel suo complesso dà conto della maggior parte dei laureati stranieri. Altri singoli paesi importanti da questo punto di vista sono la Grecia, la Germania. Per quanto riguarda poi l'Africa, anche il Camerun con 4,6% dei laureati, e anche i paesi del Maghreb nel complesso hanno una incidenza apprezzabile. Quanto si spostano i laureati rispetto ai loro territori di origine?
Anche questo è un aspetto molto importante, perché per certi versi, specie per quanto riguarda, diciamo, la ricerca dell'eccellenza, sia da parte dei singoli aspiranti laureati, sia da parte delle università che cercano di attirare a sé gli studenti più dotati di talento, la mobilità territoriale è molto importante. Come vedete, nel complesso qui la mobilità è relativamente ridotta. Il 49% dei laureati ha conseguito il diploma nella stessa provincia dove ha sede didattica poi il suo corso di laurea. Un ulteriore 26% proviene da una provincia limitrofa e un ulteriore 11% da una provincia che fa parte comunque della stessa ripartizione territoriale. Da questo punto di vista, quindi, si esce dalla propria ripartizione territoriale solo nel 14% dei casi. Ed la situazione è relativamente simile nei tre diversi tipi di corso, è un po' più la immobilità, per così dire, è un po' più ridotta nelle lauree magistrali, che suggerisce che appunto la prima laurea, la laurea triennale, si consegue sotto casa o quasi, e poi c'è una maggiore propensione, ma non spiccatissima, a cercare l'ulteriore specializzazione a livello magistrale più lontani da casa. Passiamo ora a vedere alcuni risultati riferiti a diversi indicatori di riuscita negli studi. In primo luogo possiamo guardare l'età alla laurea, o meglio possiamo articolare il fenomeno dell'età alla laurea. Come sapete, uno dei grandi problemi, una delle grandi critiche che è stata tra quelle rivolte al sistema universitario italiano è che ci si laurea in età troppo avanzata. Però l'età alla laurea ha diverse componenti, in parte dipende anche da quando ci si immatricola, quando si iniziano gli studi universitari. E qui vediamo come nel corso del tempo c'è stata una evoluzione, in particolare vediamo come c'è stato un ritardo, un aumento del ritardo nell'immatricolazione a metà degli anni 2000, anche per effetto dell'affacciarsi sugli studi universitari da parte di adulti, di persone che erano già inserite nel mercato del lavoro. Questo è stato uno degli effetti iniziali della riforma degli ordinamenti didattici, che adesso comincia a rientrare, però rispetto al 2001, ad esempio, c'è stato un aumento di quasi un anno nel ritardo all'età all'iscrizione. La durata legale del corso è diminuito nel corso del tempo, ma questo è banale, scontato, dato che esistono e hanno avuto un'incidenza crescente nel corso del tempo i laureati dei corsi triennali, che nel 2001 ad esempio non esistevano. Ancora, il ritardo alla laurea, cioè con quanti anni ci si laurea rispetto alla durata legale del corso, qui vediamo come c'è stato un sensibile miglioramento, cioè una contrazione del ritardo, e poi infine l'età vera e propria anagrafica alla laurea, che per il complesso dei laureati è diminuito di 1,4 anni. Chiaramente qui sono in gioco molti fattori diversi, perché questo è il complesso dei laureati, però più avanti vedremo un'articolazione per tipo di corso e vedremo meglio, in maniera più puntuale, qual è stata la dinamica rispetto a un decennio fa. Ancora qui vediamo un aspetto qui accennato Camelli prima, cioè l'incidenza di laureati fuori corso o in corso. Erano molto pochi nella situazione pre-riforma, come vedete, solo 15 laureati su 100 nel 2004,
si laureavano in corso. Questa incidenza è aumentata a 41 laureati su 100 per il primo livello, a 34 nel ciclo unico e a ben 52 nelle lauree magistrali, che hanno una durata più breve per l'appunto. Se consideriamo anche coloro che si laureano tutt'al più con un anno di ritardo, vediamo comunque come la situazione continua a rimanere positiva, nel senso che c'è stato un miglioramento significativo, da 37% nel 2004 a quote ben superiori al 50% per quanto riguarda l'attuale situazione. Un altro modo per guardare lo stesso fenomeno, se guardate questo lucido, cioè possiamo guardare qual è l'incidenza dei nastrini più scuri, cioè l'incidenza di laureati parecchio fuori corso, 4 o più anni fuori corso, che è il segmento più scuro. Si è passato dal 35% nel 2001 ad appena il 13% nel 2013, e allo stesso modo c'è stata una riduzione per certi versi ancora più pronunciata per quanto riguarda l'incidenza di coloro che si laureano con 2 o più anni fuori corso. Poi chiaramente c'è sempre molto da fare, comunque possiamo tranquillamente fare la riflessione che un laureato su 3 che si laurea con 2 o più anni fuori corso è comunque troppo. Qui vediamo ancora le differenze che ci sono tra i vari ambiti disciplinari. Anche qui vediamo come la variabilità è forte, ci sono 45 punti percentuali di differenza tra il gruppo più, passatemi il termine, efficiente da questo punto di vista, cioè i laureati delle professioni sanitarie, e quello meno, le lauree triennali del gruppo giuridico. Torniamo, come vi avevo anticipato prima, all'età, alla laurea. Se guardiamo la situazione del 2004, l'età alla laurea era di 27,8 anni, un ritardo medio di iscrizione di quasi un anno, per cui l'età alla laurea al netto di questo ritardo iniziale era di 26,8. Un indice di ritardo alla laurea di 0,65, cioè il rapporto tra il numero di anni di ritardo con cui ci si laurea e la durata legale del corso. Nel 2013 vediamo come l'età alla laurea è evidentemente più basso per quanto riguarda il primo livello, ma lo è anche per le lauree a ciclo unico, che comunque hanno delle durate lunghe, ed è equivalente alla situazione del 2004 per le lauree magistrali, ma dobbiamo appunto considerare anche il ritardo all'iscrizione. È importante da questo punto di vista guardare la terza riga che ricalcola, normalizza l'età alla laurea rispetto al ritardo iniziale di matricolazione, e vediamo come c'è stato un miglioramento in tutti i tipi di corso di laurea e c'è stato un abbassamento sensibile nel ritardo alla laurea. Da questo punto di vista vale forse anche la pena riflettere su un elemento che magari non teniamo tanto presente. Con la riforma degli ordinamenti didattici, anche tutto il lavoro riguardante la tesi di laurea o la prova finale è rientrato nella durata legale, cioè sono previsti crediti formativi dedicati alla tesi, mentre nella situazione pre-riforma questo aspetto non era considerato, cioè era comunque un impegno didattico che però in qualche modo di cui non si teneva conto nella durata legale dei corsi. Un altro indicatore interessante di riuscita negli studi è evidentemente il voto, cioè la votazione finale con cui si esce dal corso degli studi. Anche qui vediamo come ci sono grandi differenze. A livello complessivo abbiamo un voto di laurea di circa 100,
laddove 110 lode viene considerato come un voto di 113, ma anche qui vediamo una forte differenza, 10 punti di differenza tra l'ambito disciplinare in cui si conseguono voti più alti e quello in cui si hanno voti più bassi. Possiamo peraltro articolare questo voto finale in il voto medio conseguito negli esami nel momento in cui si giunge alla prova finale e poi la variazione in questo voto finale che si ha per effetto della tesi di laurea o della prova finale delle lauree triennali. E vediamo anche qui come c'è una grande variazione nelle professioni sanitarie. Tendenzialmente in sede di prova finale si ottiene un aumento del voto piuttosto consistente, quasi 9 punti in media, viceversa nell'ambito giuridico abbiamo l'aumento, la variazione più contenuta. Vi invito peraltro da questo punto di vista a vedere anche gli interessanti approfondimenti che sono stati fatti in varie occasioni precedenti presentazioni di profili sia da parte di me sia da parte di Mignoli, in cui si sottolinea come esiste comunque un problema di stile valutativo variabile a seconda dell'ambito disciplinare, esistono poi anche pratiche difformi dal punto di vista degli incentivi che vengono offerti a chi si laurea in fretta o con determinate caratteristiche nel curriculum, così come evidentemente cambia anche a seconda del peso in CFU che la prova finale può avere nel percorso universitario. La frequenza alle lezioni, un altro aspetto, cioè l'effettiva partecipazione alle attività didattiche offerte dai corsi di laurea. Nel 2004 il 55% dei laureati dichiarava di aver frequentato regolarmente almeno 3/4 degli insegnamenti. Questo aspetto dell'esperienza universitaria è migliorato anch'esso apprezzabilmente nel corso del tempo. Vediamo come abbiamo percentuali più alte per tutti e tre i tipi di corso di laurea per quanto riguarda la frequenza alle lezioni. Di nuovo anche qui vediamo forti differenze, particolarmente forti rispetto agli altri aspetti che abbiamo visto prima, in relazione all'ambito disciplinare, con elevatissimi livelli di partecipazione alla didattica nei corsi di laurea delle professioni sanitarie e dell'architettura, molto più basso per quanto riguarda i gruppi dell'insegnamento e quello giuridico. Avrete forse notato che a volte ci sono gli stessi gruppi collocati agli estremi, ma poi avete modo di tornare sopra questi risultati, vedrete anche come alcuni gruppi a volte sono ad un'estremità apprezzabile e a volte invece all'estremità più negativa. Il lavoro durante gli studi, anche questo è un aspetto molto importante che ha diversi tipi di implicazioni, perché il lavoro durante gli studi avvicina lo studente futuro laureato al mercato del lavoro, ma costituisce chiaramente anche un vincolo, un ostacolo all'efficacia dello studio, alla riuscita. Nel 2004 7 laureati su 10 avevano comunque lavorato durante gli studi universitari e 7 su 100 addirittura erano lavoratori studenti, cioè persone che per più della metà della durata dell'esperienza universitaria avevano lavorato a tempo pieno. La situazione da questo punto di vista è cambiata, nel senso che c'è una minore incidenza di esperienze lavorative tra i laureati del 2013, questo in parte legato anche alla congiuntura economica, per cui è anche più difficile per un giovane che
che si è impegnato negli studi o meno a trovare un lavoro. È interessante però vedere comunque come soprattutto nella laurea magistrale c'è un'incidenza non trascurabile di lavoratori studenti, cioè persone che appunto lavorano comunque a tempo pieno eppure affrontano e completano il percorso formativo. Qui vediamo, come avevo accennato prima, come esista un trade-off tutto sommato tra il fatto di volere o dovere lavorare durante gli studi e la partecipazione all'attività didattica. In particolare vediamo come i lavoratori studenti, cioè coloro che sono più impegnati in un'attività lavorativa, hanno maggiore difficoltà a frequentare e partecipare attivamente alle attività didattiche. Gli studenti lavoratori, cioè coloro che lavorano, ma il lavoro è un aspetto comunque relativamente marginale della loro vita durante il periodo universitario, hanno una maggiore propensione a partecipare alle attività didattiche, e chi ha nessuna esperienza di lavoro evidentemente ha la possibilità di potersi dedicare in misura e in maniera più assidua alla didattica, per cui esiste comunque questo trade-off, questa forma di compensazione. Un aspetto simile per quanto riguarda l'esperienza lavorativa riguarda l'incidenza di tirocini. Come sapete, questo è uno degli elementi più qualificanti dei vari tentativi di modernizzare l'insegnamento, l'istruzione universitaria in questo paese. Vediamo come tra i laureati del 2004 solo 20 laureati su 100 avevano svolto uno stage riconosciuto dal corso di laurea, e quindi avevano questo elemento nel loro bagaglio formativo e culturale. La situazione è molto migliorata nel 2013, vediamo come la maggioranza dei laureati triennali ha avuto un'esperienza di tirocinio, idem per quanto riguarda la laurea magistrale. Abbiamo comunque, persino nel ciclo unico, raddoppiato la percentuale rispetto ai laureati pre-riforma. Peraltro, se consideriamo tra i laureati magistrali coloro che non hanno fatto un tirocinio durante il corso di laurea magistrale, ma l'hanno fatto nel precedente triennio, arriviamo ad un 71% di laureati in questa categoria che hanno avuto un tirocinio. Aggiungo peraltro che in tutti questi casi grande maggioranza dei tirocini ha avuto luogo fuori dall'università, cioè non sono i tirocini che si svolgono nell'ambito dello stesso Ateneo, ma c'è effettivamente un'apertura, un coinvolgimento rispetto all'esterno. Anche qui vediamo come di nuovo c'è una grande variabilità in funzione dell'ambito disciplinare, 50 punti percentuali di differenza tra il gruppo in cui i tirocini sono più diffusi, quello dell'insegnamento, quello in cui è meno diffuso, quello giuridico. Ancora, a ulteriore esemplificazione di quanto detto prima, anche i singoli ambiti disciplinari sono comunque molto eterogenei al loro interno, e anche qui non sto a leggervi, ma potete vedere dalle cifre che vengono riportate all'interno di uno stesso ambito disciplinare, l'incidenza dei tirocini cambia parecchio in funzione del particolare Ateneo in cui ciò avviene. Lo studio all'estero ha un altro aspetto molto importante legato per certi versi al già citato fenomeno
del Brain Drain, la collega Sara Binassi, in occasione del convegno sulla condizione occupazionale, ha offerto un approfondimento sui laureati che lavorano all'estero, e abbiamo visto che tra gli aspetti che contribuiscono, aumentano la probabilità di lavorare all'estero, c'è il fatto di avere studiato all'estero, che evidentemente è un obiettivo che viene consapevolmente perseguito da parte degli atenei, se pensate appunto a tutte le iniziative volte a promuovere e a valorizzare l'internazionalizzazione, specie nell'ambito della didattica, ed è uno degli obiettivi anche che la stessa Unione Europea si pone per la formazione universitaria. Vedete come nel 2004 l'incidenza di laureati che avevano studiato all'estero e avevano fatto in modo che questa attività fosse riconosciuta da parte dell'Ateneo, questo tipicamente avviene ad esempio attraverso il programma Erasmus, erano l'8%, la situazione non è cambiata molto per quanto riguarda i laureati di primo livello, è sicuramente più elevata l'incidenza nelle lauree magistrali di vario tipo, e anzi per le lauree magistrali, di nuovo se consideriamo anche le esperienze nel precedente triennio, arriviamo al 18%, cioè molto vicini a quella soglia del 20% che è stata individuata dall'Unione Europea come la soglia da raggiungere. Da questo punto di vista, poi, per quanto riguarda lo studio all'estero, nel pomeriggio Silvia Galeazzi ci offrirà un approfondimento che verte sui risultati di un'indagine ad hoc che è stato effettuato quest'anno, cioè su laureati del 2012 sono state rilevate delle informazioni che normalmente non vengono rilevate nell'indagine del profilo, e quindi ci sarà la possibilità di estendere le nostre conoscenze su questo aspetto, ma ripeto, fa il paio con l'approfondimento su il lavoro all'estero. Vi invito di andare a vedere l'approfondimento in rete su questo aspetto. Soddisfazione per l'esperienza universitaria, cioè una autovalutazione, una dichiarazione da parte degli stessi laureati su il gradimento, l'appagamento dell'esperienza universitaria. Qui vediamo i risultati riferiti alla dimensione della soddisfazione complessiva. Di nuovo vi invito ad andare a vedere il rapporto e il sito, perché in questo caso potrete anche vedere quali sono i giudizi che sono differenziati per quanto riguarda ad esempio il rapporto con i docenti, il rapporto con gli altri studenti, per i servizi bibliotecari, per l'adeguatezza delle aule, per le postazioni informatiche e così via. Qui vediamo la soddisfazione complessiva, che era nel complesso piuttosto buona già nel 2004 e che continua a raggiungere gli stessi livelli, con livelli di soddisfazione leggermente superiori nelle lauree magistrali, che non dovrebbe sorprenderci. Anche da questo punto di vista vi segnalo l'approfondimento che vedremo più tardi nella giornata a cura di Luzzatto e Cristofori sulle competenze trasversali, comunque, cioè sulla percezione da parte dei laureati delle conoscenze, delle competenze non strettamente disciplinari che hanno acquisito durante l'esperienza universitaria. Un altro indicatore che Alma Laurea ha sempre coltivato per quanto riguarda la soddisfazione è la tendenza, la propensione a reiterare la scelta, cioè potendo tornare indietro di 3, 4, 5, 6 anni, laureato rifarebbe la stessa scelta oppure no? Anche qui vedete come ci sono delle variazioni anche importanti in funzione dell'ambito disciplinare, ma possiamo concentrare la nostra attenzione sulla prima riga del grafico: 2 laureati su 3 farebbero esattamente la stessa scelta, altri farebbero scelte diverse cambiando il corso ma mantenendo
lo stesso Ateneo, oppure cambierebbero l'Ateneo, o cambierebbero entrambe le cose. Diciamo, l'unico punto davvero preoccupante è il segmento rosso, cioè coloro che, potendo tornare indietro, dicono non farei più l'università, ed è il 4%, che è una quota assolutamente contenuta, ma non del tutto trascurabile, evidentemente. Anche qui è interessante notare diciamo, l'unica elemento grafico molto difforme che comunque attira l'attenzione è la propensione dei laureati in medicina, ciclo unico, a dire potendo rifarlo lo farei in un nuovo Ateneo, questo verosimilmente legato anche al numero programmato e al fatto che sia un po' costretti ad entrare dove si viene accettati. Ancora, l'intenzione di proseguire la formazione, adesso che sono laureati, cosa intendono fare i laureati? Si metteranno subito alla ricerca del lavoro o intendono conseguire ulteriori credenziali educative? Nel 2004 il 55% dei laureati pensava di continuare gli studi in qualche forma. E per certi versi questo è un benchmark importante, perché molti dibattiti che ci sono stati poi sulla riforma 3+2 si incentravano proprio sulla tendenza dei laureati triennali a proseguire gli studi. E in effetti la propensione a continuare gli studi è relativamente elevata tra i triennali, riguarda 3 laureati su 4, ma vedremo poi nel lucido successivo come si articola questa richiesta di ulteriore formazione. Più bassa tra i laureati dei corsi a ciclo unico e ancora più basso tra i laureati magistrali. Nel complesso, se prendiamo tutti i magistrali insieme, ciclo unico e biennali, abbiamo un 46% di intenzionati a proseguire, che è una, sicuramente una quota significativamente inferiore rispetto a quella dei laureati pre-riforma. Se vediamo poi cosa esattamente intendono fare, vedremo poi che non tutti i laureati triennali che intendono proseguire gli studi intende farlo con una laurea magistrale, anche se questa l'opzione maggioritaria, ma come vedete dalla prima torta ci sono anche altre scelte. E per quanto riguarda i laureati magistrali, vediamo come anche qui c'è una certa dispersione nelle intenzioni di proseguire gli studi, che dipendono un po' anche dall'ambito disciplinare. Chiaramente chi fa medicina tende a pensare alla ulteriore specializzazione, chi fa architettura ad esempio tende a optare per il dottorato o per un master, chi ha fatto giurisprudenza tende a optare per il praticantato e così via. Anche su questo punto vi segnalo che nel corso della giornata ci sarà un approfondimento sul profilo dei datori di ricerca, terzo livello di istruzione nel nostro sistema universitario. Eleonora Bonafè vi illustrerà i risultati di questa indagine ad hoc. L'intenzione di proseguire gli studi dipende anche da dove provengono i nostri laureati dal punto di vista territoriale. Come vedete, l'intenzione di proseguire gli studi è maggiore nelle zone meridionali del paese, mentre è più ridotto nel nord. Le differenze sono appunto apprezzabili, perché abbiamo 12 punti percentuali legato verosimilmente anche alle opportunità offerte dal mercato del lavoro locale o regionale cui fanno riferimento i laureati. E parliamo proprio di questo aspetto. Infine, la ricerca del lavoro. Qui vediamo quali sono gli aspetti che i laureati ritengono decisamente rilevanti nella ricerca
del lavoro che andranno, sperano di andare a svolgere. E vediamo come c'è una forte variabilità nei desiderati dei laureati. In particolare, vedete in cima alla classifica, l'acquisizione di professionalità, la stabilità del posto di lavoro, la possibilità di carriera, tutte cose molto incentrate appunto sui contenuti dell'attività lavorativa, relativamente più deboli appunto la possibilità di avere del tempo libero, la rispondenza del lavoro agli interessi culturali. Quello che è più interessante da questo punto di vista è comunque vedere cos'è cambiato rispetto al passato, rispetto ai desideri, all'importanza data a questi aspetti nel 2004. E vediamo come è aumentato in modo particolare la ricerca della stabilità o della sicurezza del posto di lavoro. Cioè, da questo punto di vista l'arrivo della flessibilità sicuramente ha avuto un impatto sulle esigenze dei giovani laureati, mentre ci sono altri aspetti che sono diminuiti di importanza, in particolare l'acquisizione di professionalità, che rimane, come abbiamo visto, sempre in vertice alla classifica, ma meno importante che in passato. Un altro aspetto importante che si ricollega appunto ai già menzionati aspetti di esperienza all'estero, sia di studio sia di lavoro, riguarda la disponibilità a spostarsi, in particolare la disponibilità a lavorare all'estero, che è un aspetto specifico che viene messo in evidenza in questo lucido, e vediamo come nel corso del tempo aumenta la disponibilità a lavorare all'estero. Ripeto, questo non dovrebbe sorprenderci, non solo per questioni di congiuntura economica, ma perché è un obiettivo consapevolmente perseguito da parte degli Atenei. In conclusione, una rapida carrellata solo per ricordarci qualcosa che sappiamo già, e cioè il fatto che in questo paese si investe poco sull'istruzione. Qui vediamo la percentuale del PIL che viene dedicata alla spesa per istruzione terziaria, l'Italia l'1%, e vediamo come molti altri paesi che sono i nostri riferimenti, per certi versi concorrenti, dedicano una maggiore quota di spesa all'istruzione terziaria. Per intenderci, a livello media OCSE da questo punto di vista è 1,7, in Italia siamo all'1% del PIL. Ancora qui vediamo qual è la spesa normalizzata per istruzione terziaria per laureato, considerando la durata media degli studi nei vari paesi, fatto 100 quello che si spende in Italia, vediamo qual è invece l'entità della spesa in alcuni altri paesi, e vediamo come le differenze sono davvero macroscopiche da questo punto di vista. Ancora qui vediamo la spesa per ricerca e sviluppo totale sostenuta dalle imprese, di nuovo come percentuale del PIL, e vediamo come l'Italia anche da questo punto di vista presenta un profilo molto penalizzante per questo settore. Per quanto riguarda più nello specifico il futuro della domanda di formazione universitaria, ci sono delle tendenze in atto inesorabili, strutturali, in parte riguarda il calo fortissimo nell'incidenza dei diciannovenni nella popolazione, e in particolare il loro numero assoluto. Vediamo come nel corso degli ultimi tre decenni c'è stata una contrazione del 40%, dovrebbe stabilizzarsi questo il numero dei diciannovenni, però è anche vero che una quota crescente dei diciannovenni saranno di origine straniera, seconde generazioni che finora tendenzialmente hanno mostrato una minore propensione a conseguire elevati livelli di istruzione. Per cui
potrebbe verosimilmente peggiorare anche quel dato che ha menzionato Camelli prima, cioè sulla percentuale di 19enni che decide di matricolarsi all'università. Peraltro sappiamo benissimo che decidere di matricolarsi non vuol dire poi riuscire a laurearsi, anche se il rapporto Hamburg indica che ci sono stati dei miglioramenti nel corso del tempo da questo punto di vista. Ultimo lucido con dei dati e poi avrò smesso di tediarvi con i numeri, la incidenza di laureati in Italia, o meglio di persone dotate di istruzione terziaria che non necessariamente è di tipo universitario. Vedete qui come di nuovo l'Italia è in una posizione relativamente defilata rispetto ad altri paesi europei e occidentali. Da questo punto di vista mi permetto ancora di consigliarvi di tornare sull'approfondimento di Filippucci e Figari dell'anno scorso, sempre nell'ambito del profilo dei laureati, dove hanno argomentato che il motivo per cui ci sono differenze tra le colonnine gialle e quelle blu è che c'è un'offerta formativa di tipo non universitario ma più focalizzato alla formazione professionale in alcuni paesi. Filippucci e Figari appunto hanno dimostrato che anche in Italia ci sono dei corsi di laurea che di fatto sono triennali, che di fatto sono professionalizzanti, che non hanno un orientamento accademico, solo che formalmente sono all'interno del sistema universitario. Vale la pena, ripeto, andarlo a vedere. In chiusura vi ricordo soltanto il sistema Alma Laurea, che offre, oltre ai rapporti e alla documentazione relativi alla condizione occupazionale, al profilo dei laureati, anche strumenti per l'università, strumenti per le famiglie, strumenti per le aziende, cercando di rafforzare i contatti tra questi portatori di interesse per il sistema paese. E in particolare ricordo, per quanto riguarda la promozione dell'offerta formativa, le università possono anche usare la banca dati Alma Laurea per dare informazioni sull'offerta formativa post laurea. E infine ricordo anche che esistono iniziative gemelle che sono già state richiamate prima, Alma Orientati, Alma Diploma, e anche su questo aspetto ci sarà un approfondimento oggi che cerca di rilevare qual è l'efficacia nel breve termine di un orientamento un po' più mirato. Questo per quanto riguarda l'Italia. Per quanto riguarda poi anche l'estero, Alma Laurea è impegnato in diversi progetti in parte finanziati in ambito europeo che riguardano il Maghreb, l'Armenia e i paesi balcanici. C'è stata una recente presentazione del modello Alma Laurea anche negli Stati Uniti. Avrete letto che il presidente americano peraltro vuole cominciare a avere una documentazione empirica sulle performance delle università, perché i costi stanno diventando proibitivi. L'abbiamo visto prima anche nel lucido, i giovani si stanno indebitando, questi debiti vengono garantiti in qualche modo dal governo federale e giustamente si vuole avere una maggiore accountability da parte dagli atenei. Mi fermo qui, vi ringrazio e adesso diamo spazio agli approfondimenti.